Buongiorno a tutti, benvenuti. Oggi è una giornata di grande gioia e soddisfazione amministrativa, ma anche sentimentale, perché tante cose si fanno come amministrazione, con la giunta, con i miei colleghi. Ovviamente alcune colpiscono di più, rimangono più impresse, altre meno, come ovviamente sia, come nella vita accade normalmente, di qualunque cosa si faccia e si pensi, ma ecco, oggi siamo qui anche con un pizzico di emozione, che dopo 7-8 anni da sindaco vedremo di non poter più trovare, almeno in queste circostanze, no? Magari sì. E quindi oggi sono emozionato, perché ricordo ancora quando ancora non ero candidato, che ci incontravamo con i nostri amici, i nostri colleghi, che sarebbero diventati colleghi futuri, e dicevamo, progettavamo un sogno, e pensavamo a cosa Grosseto avrebbe potuto avere, un marker, un qualche cosa che avrebbe potuto anche cambiare la sua immagine, la sua figura, soprattutto in proiezione futuro, riconoscendo, assaporando, gustando e attualizzando il passato. E tra le prime cose, se non addirittura la prima, di Roma, si parlò proprio della Heliante, della biblioteca Heliante, cioè della necessità di ritornare con la biblioteca Heliante in potendo il centro storico. E oggi siamo qui appunto a poter testimoniare con vivacità, con serenità, trasparenza, il grande sforzo che è stato fatto congiunto da parte di tutta l'amministrazione, che ha richiesto tanti anni, tante persone, tanto know-how, tante competenze, tante capacità, tanta pazienza, non soltanto dei componenti della giunta, ma anche da parte della struttura, e siamo qui a dire ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato questo sogno in realtà. E devo dire che l'ispiratore di tutto ciò, colui che poi ispirato, non ne vogliono gli altri, noi siamo sempre trasparenti, chiaro, e limpido nelle mie affermazioni, poi in altre occasioni magari avrò altre parole per altre persone, ma così come colui che mi ha ispirato a diventare sindaco, siede qui alla mia destra ed è stato mio vice sindaco nel comandato Luca Cresti, l'idea di questo tipo di... Io venivo da Firenze, da altre situazioni, conoscevo la biblioteca Heliana, ma non avevo la sensazione, la percezione di quanto è importante. Ecco, tutto questo me l'ha infuso Luca Cresti. Poi certo Gina ha fatto grandissimi lavori, il Bravo Pubblico, Bonelli, cioè tutti quelli che sono qui e che poi ringrazierò uno ad uno, sono stati coloro che hanno reso questo sogno concretizzabile. Ma ecco, l'ispiratore massimo, la persona da cui tutto è partito, nel suo ruolo anche di assessore alla cultura, è Luca Cresti. Questo lo voglio sottolineare perché credo che un politico e che fare politica significhi necessariamente migliorare i servizi forniti ai cittadini, ma anche concretizzare i sogni dei cittadini, lasciare delle pietre miliari che si ricordino nei secoli per i cittadini che verranno a prescindere dall'amministrazione che governa e che stia governando in questo momento. Io credo che la biblioteca italiana, il raggiungimento, l'ottenimento di questo sogno concretizzato sia proprio la raffigurazione massima e emblematica di questo progetto. E lui è un grande politico, è una grande persona, un grande ispiratore. È sempre stato per me un punto di riferimento, vorrei anche oggi, che non mi resta il ruolo di vice sindaco, per me e per il mio cuore ha sempre un posto di privilegiato. E lo ringrazio perché attraverso questa sua ispirazione io ho potuto manifestare la mia attività di sindaco e concretizzare un sogno e rimanere una volta nel tempo e nella storia, come colui che ha riportato la biblioteca degli anni all'interno del centro storico. Ma questo merito è ascrivibile massimamente a Luca Cresti, e ci tengo a sottolineare proprio davanti a tutti, davanti alla stampa, perché come in tante altre occasioni ne è stato di fondamentale utilità, in questo ne è stato di fondamentale punto di ispirazione. Quindi grazie Luca in primis. Ovviamente i ringraziamenti vanno non perché abbia, io dico la verità, certamente poi nel mondo operativo ci sono stati gli assessori ai lavori pubblici, in questo caso Riccardo Cinnadeschi, e si sta impegnando tantissimo nel rifare le strade, le frazioni e quant'altro, che ha portato a termine questo lavoro, e quindi lo ringrazio veramente anche lui per essere molto bravo in momenti difficili, in tempi duri di piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi anche di potenzialità di distoglimento dell'attenzione da quelle che sono le attività prioritarie dell'amministrazione, perché ora viviamo in tempi straordinari, e quindi sapendo interpretare come riesce a fare l'assessore al PNRR e ai lavori pubblici cinanesi non è costato poco, e quindi lo ringrazio. Quando si parlò la prima volta con gli occhi sognanti, quasi colmi di commozione, della biblioteca che viene insieme a Luca Cresti, c'era un'altra persona che
ha saputo trascinare questo entusiasmo anche nel tempo, traducendolo poi in applicazione anche per il suo ruolo. Parlo della dottoressa Anna Bonelli, che poi è cresciuta anche in altre diramazioni ed è molto utile allo sviluppo culturale della nostra città. Lei era presente, era Monte, mi ricordo ancora, in uno degli incontri che parlavamo della Vitellia. E io gli dissi, ti prometterò che ce la faremo. E oggi siamo qui, dov'è? Oggi siamo qui per dire ce l'abbiamo fatta, quindi sono molto contento. Poi nel tempo la strada, man mano che procede, che va innanzi, ti rende anche nella condizione, questo è bello di essere sindaco, di fare delle conoscenze interessanti, una conoscenza interessante che io non avevo prima di diventare sindaco, che è rappresentata da Alessandro Dorina, che sta avendo grandi successi anche a livello internazionale, il designer grossetano, curatore di design funzione arte, e ringrazio assolutamente per esserci vicino, esserci stato vicino anche quando concorremo a diventare capitale della cultura, ottenendo un ottimo successo mai ottenuto prima nella storia della città di Grosseto, diventando una delle prime città candidate. E poi ringrazio tutti gli altri, tutti coloro che parteciperanno alle tre tavole rotonde, perché questo bellissimo sogno che si concretizza sarà suggellato, affiancato, avrà come corollario tutta una serie di eventi di sviluppo culturale, di design, di formazione, di conoscenza, di arte, per alcuni giorni, e poi lo diranno meglio coloro che saranno i principali attori di questo, non voglio rubare spazio assolutamente. Però devo finire, prima di passare loro la parola, ringraziando gli sponsor e i supporter, perché per ottenere grandi risultati ci vogliono sempre grandi sinergie e grande attenzione da parte di tutti. Quindi ci sono delle partnership che sono sottolineate come importanza massima. Parto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che qui vedo un consigliere dell'amministrazione Perutini, che ringrazio. Porto anche, estendo i miei saluti al Presidente Bocca e ovviamente un membro del Comitato di Indirizzo, che è qui con noi. Quindi grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che ci ha molto aiutato dal punto di vista del sostegno economico-finanziario, riconoscendo esattamente e funzionalmente l'importanza del progetto e del sogno da concretizzarsi. La diocesi di Grosseto, sempre a nostro fianco, io sono anche molto credente, questo lo dico anche per la parentesi, ma è importante da dirsi. Abbiamo una diocesi molto partecipativa in tanti campi, e questo è stato veramente determinante e fondamentale, e quindi la ringrazio. Così come ringrazio la Fondazione Grosseto Cultura e l'Istituto di Credito. Io lo dico, sono presente nel distretto ecologico, faccio tante attività anche in altre situazioni, come la Banca Tema ci supporti a livello di banca del territorio, credo che non ci supporti nessun altro. Non me ne vogliono gli altri istituti che sono comunque disponibili, io sono disponibile anche a cambiare idea, perché ovviamente si manifesta, ma come Banca Tema penso che ad oggi tutte i miei esercizi, diciamo, da tanti punti di vista, perché io ho diverse cariche che rivesto, non ce ne sia stata. Anche in questo caso è stato determinante e anche in questo caso è stato fondamentale. Poi ringrazio gli altri supporter dell'iniziativa, LRI, TN, Generali, Aurelia Antica, Shopping Center, Luca in Alto, i partner tecnici, Alibar, Cava, Smeg, Iber Marimma e Giuseppe Lo Schiavo. Io ho segnato questi nomi qui, spero di non essermi dimenticato di nessuno, e in quel caso prego chiunque di poter complementare una mia eventuale dimenticanza. Ma come vedete siamo qui ad aver concretizzato un sogno con tanti partecipanti, tante persone che ci hanno creduto e si sono sforzate insieme a noi, e quindi io sono molto contento e fiero, ripeto, come ho detto in premessa, concludo, di aver portato la biblioteca che gli anni ristrutturata da mettere a disposizione di studenti, con una struttura multimediale completamente riqualificata, con un giardino speciale per gli intellettuali e per la città di Grosseto che si vorranno avvicinare, per chiunque vorrà accrescere la propria cultura da ogni punto di vista. Io quindi ancora una volta ringrazio tutti e passo la parola proprio al mio principale ispiratore, l'assessore alla cultura, Luca Mesti. Grazie a tutti.